Allora, buongiorno. Siamo tornati. Mannaggia, qua non mi vede il gioco. Purtroppo, quando fate lo streaming sul monitor o comunque vi collegate al PC, mi raccomando, fatelo prima di entrare nel gioco, perché se no alcuni giochi danno dei problemi. Ok? Oggi andremo a vedere Lego Cube, ragazzi. La novità di Android che ancora non c'è sul nostro portale italiano, o quello europeo, non lo so, non so neanche se c'è quello americano, solamente che lo sto scaricando o dalla Cina o dal Giappone, non sono ben sicuro. Oh, Bob Mac! Non trovato lui, Bob Mac. Allora, sì, stavo combattendo contro di lui. Facciamolo fuori così. Perfetto. Vediamo che sto facendo l'eventino. Ho fatto una partitella prima in arena. Sono ancora in top 60, quindi mi pare 63esimo, in top 100. Quindi sinceramente non lo so, mancano 7 giorni mi pare. Però una partita o due vinta così resterò lì, insomma, non mi va di rankare di più, tanto servirebbe soltanto più tempo e noi purtroppo di tempo non ne abbiamo. Giusto, un bel tentativo con la Elite lì. Sta bombardando tutti i modi. Dice così, te li uccido tutti e ti attacchi al cazzo. Divertiti. Ah. Più sfiga di così non poteva andare sta partita. C'è il vampiro in terza linea. La chimera mi fa doppio volo. Meno male, almeno la random è stata buona. Se c'è la fanculo, più perché. Ok. Cerchiamo di fargli qualche hit. Vabbè. Grazie, così me lo fai uccidere, però. Aia. Potrebbe far sempre volo fino al drago, magari.
Ma non credo che faccia volo. Te pare a te quanti volo a regge? Vabbè, dobbiamo rigiocarci, quindi non che lì ci giriamo intorno. Abbiamo fatti 9, pur avendo perso. No, questo è vantaggioso, questo evento. Allora, aspettate un attimo, lo controllo là. Ok, si sta registrando, sì. Allora, spazio da roba c'è. Sto installando anche un nuovo gioco in anteprima. Si chiama The Score. Sono 11 giga, non so cosa sia. E ne è uscito un altro. Si chiama Ilia. E lo proveremo. Vediamo un po'. Forse questo è l'unico evento dove conviene perdere, perché si uccidono più mostri. Sembra assurdo, ma... che fortuna adesso, eh. Ci ha guadagnato un cristallo e non mi ha dato il potere. Va bene. Ah, quando io guadagno dei cristalli. È solo quando io guadagno dei cristalli. No, mi sono sbagliato. Allora, gli eventi li abbiamo finiti. Facciamo un acquisto al negozio. Oggi voglio andare veloce perché devo vedere un paio di cosine. Ci andiamo a fare il torneino. Anche se dobbiamo vincere, c'è l'evento del coccodrillo. Dobbiamo vincere un po' di partite, 10, però quelle le faremo poi dopo. Vedi, infatti c'è il regalo di Gambit. Abbiamo già preso il cappellino, che è la cosa più importante da prendere. Poi il resto, pazienza. Come ho detto prima, in arena si dice 71, ma in realtà siamo 63esimi perché abbiamo già giocato. Così stiamo 63, diciamo, stiamo in... a metà classifica, quasi circa 100 punti distanti dal 100, quindi andiamo abbastanza tranquilli. Mancano 7 giorni, insomma, non è che possiamo. No. Allora, oggi andiamo a fare un paio di partite lì, perché
Perché non so se nel torneo, perché dobbiamo fare il torneo per gli eventi della settimana, non so se nel torneo ci dà come cosa buona il Gambit, ma mi sa di no. Quindi col fatto che non ce la dà buona, ovviamente io qui mi vado a prendere un po' di roba che mi manca. Ce l'ho i punti a posto. Mi prendo anche questi. Perfetto, così stiamo pure sta settimana. La roba, mi devo prendere anche questi un po'. La roba è a posto. No, niente, allora mi conviene fare qui. E proviamo sempre un dado di giallo. Non so questo che prova è. Mi sa che neanche so potenziare, non lo so. Ho fatto altri deck. Ho fatto altri deck, dico la verità. Ho fatto altri deck, ma non ne sono molto convinto. O comunque sia, vorrei altre elite per fare altre cose. Nel frattempo abbiamo anche Storm Rider, magari. Che così. Diciamo che è uscito Gagliardo. Vabbè, lasciamo così, vediamo che succede. Allora. Insiste. Forse era meglio se mettevo il dado di qua. Però vabbè. Dettagli. Ma forse è meglio che è andata così. No, questo deck è completo, però ovviamente mi manca Nemo, mi mancano alcune carte che Elite ovviamente che sarebbero ben accette, ma non ci sono. Un po' che c'è, manco mi ricordo che carte ho dentro, dico la verità. Ah! Ah, ma ce l'ho con lei il dado. Fico. Passo. Dopo questo non è l'evento del drago contro il gatto contro il drago, dove devi uccidere i mostri. No, qua devi vincere le partite. Questa è la cosa più fastidiosa. E usare le carte, ovviamente. Non è un deck fortissimo, però è divertente da usare. Questo è il dado giallo che ovviamente mi mancano alcune elite. Poi c'è il blu giallo. Facendo tutti gli ibridi mix doppio colore.
Ovviamente non lo farei mai se non fosse contro il computer, eh. Qui ho voluto sostituire Dorothy con le nuvolette, perché comunque sia, secondo me, forse è meglio. Danno più difesa, vedi? Aia. Inutile. Diciamo che il deck è così. Sacrifici, tutto magia, molto rapido. Non l'ho provato, eh. Questi sono tutti i deck che io non provo. Non provo in arena, assolutamente no. Però li provo perché ovviamente ci manca ancora qualcosina. Allora, abbiamo provato il dado giallo, il blu giallo, c'è cioè il blu verde anche. E, vabbè, andiamoci col Portable Potion che è un mix tra il rosso e il blu, non è il classico con la Royal Guard e tutto l'Ambaradam. È un po' un mix tra potenziamenti rossi, blu, eccetera, eccetera. Tum, pam, tum, bom, bom, bom. Infatti c'è la nuvoletta di mezzo. Ah, guarda, la metto subito così ce la togliamo dalle palle. Basta. È un po' un mix poi, ci stanno pure i rossi in mezzo. È un mix astratto. L'ho fatto ovviamente per prendere in giro quelli che usano la cosa, la Portable Potion, perché io gli sconfiggo sempre. Non reputo che sia un deck da arena, però la gente lo usa, quindi. Perché non incontra quelli col deck come me, poi vedi come non gli va di giocare. Allora. Interessante.
Via. Ovviamente c'è anche Tesla da qualche parte, non so dove, ma c'è. Vabbè, contro il computer non ha scampo. Attenzione. Potrei fare questo. Risparmiarmi la battaglia. Eccolo Tesla. Anche questo è abbastanza veloce come deck, comunque sì, è carino. È carino soltanto da usare così per fare un po' di chiavi al volo, fare un po' di eventi, per provare qualcosina di diverso, ci sta. Poi il Tesla rosso-blu è quello che uso in arena. Il verde-rosso è ancora in lavorazione, però mi piace perché conferisce comunque il grande deck di Rodrigão, che è primo, che se la vince spesso. Diciamo la differenza tra il mio deck e il suo deck è che lui ha la Windblade, una carta leggendaria rosso-verde che fa la differenza in un deck come questo. L'ho richiamata rossa. Praticamente una volta messa la Fenice contro il computer avete vinto. Non ha altro scampo. Non ve la ucciderà mai. Ho buttato la ragazza ladra perché comunque sia... Ho sbagliato a usare il topolino. Però vabbè. Mi devo curare più che altro, quindi... Un po' di cura ci sta. Cura da tutte le penalità, no? Vi ricordate quando c'era il momento della mass clear e bla bla bla? Quanto era fastidioso. Mi cura il topolino. Infatti lo sapevo che mi devo mettere una carta curatrice. Però, ma che serva più di tanto? Anche passa. Non vincerà mai praticamente. Di nuovo lo stesso mostro. Solo perché volevo fare questo.
Ah, pensavo che facesse volo di nuovo. Soprattutto ci sarebbe stato il topolino. Questo wall deck è difficilissimo da fare. Però bisogna avere l'elite. C'è anche la prova rossa, ma mi sa che l'ho smontata. La prova rossa l'ho smontata, mi sa. Che è quella con Competitives, che però non mi piace tanto. Questo l'ho usato parecchio e mi ha fatto recuperare parecchio in arena. È molto 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 fastidioso. Quando non girano bene le carte per gli altri, anche se girano bene per gli altri, questo mi ha veramente salvato la vita. Diciamo, forse lo reputo il deck più forte. Non so se contro quello verde-rosso avrebbe la meglio. Non lo so. Dipende dalle situazioni, però è davvero terrificante questo, eh? Guarda. Comunque sia, mi prendo una carta. In teoria quell'altro deck potrebbe uccidermi al primo turno tutto, ma non so manco perché non gioca. Potrei mettere la cazzavolpe questo, cioè, insomma, è devastante. Attenzione. E questa carta mi ha salvato parecchio. Perché c'ha immunità. Attenzione, immunità importante. Non possono usare divino, vero? Tanto non mi serve, però. Ma passo. Prima lo usavo con distruttive urge perché era davvero, davvero spettacolare con distruttive urge. Poi purtroppo distruttive urge l'hanno nerfato, è diventato soltanto a un turno, cioè è diventato soltanto uccidi un mostro una volta e ti potenzia soltanto di 2 punti vita. Invece prima ogni volta che uccidi 3 punti vita. Questa carta Elite è veramente buona se fate un deck rosso-blu. Puntate a quella carta perché è davvero, davvero mi ha salvato talmente tante volte da situazioni scomodissime. Perché fa danni magici, danni di danno, più altri 6 di danno a caso a qualcuno. Quindi c'è davvero, davvero devastante. Allora, partiamo con Stream Rider. Non so se ce la facciamo a battere sto boss. Andiamo a vedere le chiavi, quante chiavi ci mancano. Così ci fermiamo. Andiamo a vedere. Intanto sto guardando. Oh no, mi sa che l'abbiamo sconfitto. Siamo a 21 chiavi. Dai, ci manca poco. Dai, ci manca poco. Buono, il boss l'abbiamo strafatto. Aspetta che mi metto il verde-rosso, che mi piace comunque questo deck. Comunque, ho avuto un giro veramente fortunato questo periodo nelle aperture. Ho trovato molte carte elite. Ah, proviamo quella verde. Ah, niente, niente, proviamo niente. Quello verde e blu volevo provare. Che comunque c'è Spellbreaker, no? Che comunque è carino. Allora. E io gli esco col funghetto. Ah, sacrifico. Perché tanto non ci serve il sacrificio a noi. Topolino. Topolino potenziato. A posto. Mette lei al centro.
stivaletto. Così. Non è un'idea grandiosa, ma è per mettere mostri, per fare gli obiettivi giornalieri. Non l'avrei mai fatto, in teoria avrei passato clamorosamente, dipende poi dalla situazione. Ci ha preso pure la botta. Te dirò. Che poi, che alla fine questo deck gira bene perché comunque vada, cioè Garuda e Fenice e ovviamente il funghetto possono fare da tank tranquillamente. Possono fare tranquillamente da tank e quindi ti danno possibilità di giocare il topolino, che questa è l'unica volta, giuro, dall'altro anno non ho trovato una soluzione buona di questo topolino, che a parte che questo deck girava già allora un pochettino, non ho mai trovato una situazione migliore di adesso per il topolino. Penso che questa sia l'unica da giocare. Un posto, sono full. Andata via. Siamo a 24, teniamo il conto così non ci sbagliamo. C'è chi usa anche doppio topolino in questo deck, che comunque magari può essere comodo perché col fatto che costano comunque 3, ne invochi 2. Perché uno costa 2, uno costa 1. Io l'ho presi proprio lì, alla fine. Che quando uscì il secondo topolino, mi sono rimasto. Dico, cavolo, due topolini. Questo lo uso solo come frecce. Da dire che l'ho anche usato nel mix deck, però in quel mix deck che uso io non riesco a portarlo in maniera decente. Nel senso, mi può fare un po' da tank, ma non è il massimo. Non è il massimo. Allora. Ho voluto darla a lui perché comunque se mi muore il funghetto non me ne fotte. Invece se mi muore lui, certo che mi interessa. Guarda, levo. No, vabbè, metto la finisce. Ovviamente potrei togliere il funghetto dopo. Mette la felice di seconda e Garuda al centro. Piumaggio. Giusto per usare carte,
Ahia, mi ha fatto male. Non ho ben capito se il topolino copia qualcuno prima, qualcuno dopo, no? Ho capito, forse lo devo mettere in seconda linea. Non ho visto quante chiavi ho vinto. Vabbè, pazienza. Tanto comunque sia, stavamo a 24. Ne ero in movimento 4 o 3, quindi 28 o 27, quindi comunque sia dobbiamo giocare. El Babadà. El Babadà è un player, quindi può darsi che ha un deck dadi perché c'ha Lucky Day. C'ha un deck dadi, vediamo un po' che combina. Sono aggressivo, eh. Sono molto aggressivo. L'angelo Wamping Angel. Se vinciamo questa dovrei aver finito. Vediamo se ce la fa sudare però, eh? Eia. E se lo riprende. C'ha 6 cristalli, può mettere due mostri, può fare qualcosina, vediamo che fa. Capitan Nemo, non male. Quattro attacchi da 4, insomma, fa una strage. E di nuovo lei. Vuole proprio eliminarmi. Non so quanto gli conviene eliminarmi, però vabbè. E si è convinto di cavarsela. C'è un altro mostro. Potrebbe essere un altro cammello? Ah no, un'altra elite. Quindi questo ci aveva 4 elite. Saruyoshi, l'angelo, Nemo e Casper. Ma ci poteva mettere dentro pure Dorothy. Non ci stava. Addio Nemo. Ma non basta, non basta. Vedi che fastidio che è Sound Dead con questo deck.
Addio. 2 chiavi, allora ne avevamo prese 4. Bellissima questa skin di Garuda. Angelo Flex vuole fare l'amichevole, ci sta perché così completiamo direttamente tutto. Ci ritiriamo e via. Completiamo praticamente tutto il giornaliero, perfetto. Ci sta, abbiamo fatto 160 punti, l'abbiamo proprio squagliato il giornaliero oggi. Ma ovviamente lo squagli perché quando devi fare Gambit purtroppo lo squagli. Allora io direi come prima cosa. Sempre, se giocate poco, ovviamente prendetevi questi qui, che sono i leggendari, sono quelli più rari da trovare, forse è meglio questi. Poi prendetevi questi, se no, se tentate la sorte. Ovviamente il cappelletto, se volete il mostro dell'anno. Io mi prendo i pacchetti perché comunque sia ci sta. E con 16 rimanenti mi prendo questo, così la prossima botta, cioè domani, mi prendo questo. Ovviamente me ne rimangono 5, però la prossima botta poi saranno 35, me ne prendo un altro e me ne rimangono 10 che mi prendo il pacchetto. E poi quello che rimarrà, 30, mi prenderò due di questi, poi vediamo un attimino questi, insomma. Io tanto mi prenderò sicuramente tutto, come ho sempre fatto. Cappellini 22 su 99, ci siamo, piano piano, piano piano. Se continuiamo così, forse, ovviamente non ho fatto nessuna gacha, nessuna apertura. Sono stato fortunato che nei pacchetti che si vincono, nei bauletti che si vincono nell'arena, sono stato fortunato e ho trovato parecchi parecchi cappellini. Ovviamente adesso non ce l'ho perché li ho aperti tutti. Allora, ci andiamo a aprire questi 10 pacchetti così? Dai, ci andiamo a aprire questi 10 pacchetti, vai, così. Tutti insieme, vai, boh, 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 boh. Siamo fortunati. Niente, raga, fiasco totale di 10 pacchetti blu. Vabbè, pazienza, insomma, non ce ne importa più di tanto, insomma. Era così, tanto per finire la giornata. Tanto tutto doppione, come vedete. Ok, questi li mettiamo da parte, ce ne mancano 30 per trovarne un'altra. No, 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 non apriamo, non apriamo, non apriamo, non ti agitare. Detto questo, il passo come sta andando? Penso abbastanza bene. Abbiamo un altro 2 pacchetti elite. Buono. Il coin del cartaro. E ci stiamo arrivando alla nuova carta. Che comunque secondo me è OP. Per i rossi, 10 punti vita, che è tanto per i rossi, costa 3. C'ha un 3 d'attacco e c'ha più 5 d'attacco se gli metti un'armatura. Quindi praticamente va a 8 d'attacco con un'armatura, che di solito quelle armature dei rossi c'hanno sempre attacco. Costano 2 e niente, con una combo da 5 cristalli questo mostro può anche fare perforazione. Insomma, può avere, arriva un attacco o un attacco attenzione. Allora, vediamo un po'. Questa settimana è la quarta settimana. Ci manca, vabbè, il login lo faremo. Eventi ci giocheremo. Ci dobbiamo concentrare un po' sui tornei. Dobbiamo vincere 6 vittorie in un torneo e partecipare a 4 battaglie in un torneo. Ovviamente lo faremo. E poi summon 100 carte in arena, come sempre. Vabbè, questo qua verrà piano piano, ovviamente. Adesso sto un po' rallentato perché non devo fare nessuna ranked, insomma, sono ormai classificato, sto bene lì dove sto. Dovrei stare, ecco, 63. Purtroppo non so perché non lo aggiorna mai in tempo. Comunque va bene così, non ci importa più di tanto. Detto questo, io vi saluto e andiamo a provare un nuovo gioco, ovviamente, che registreremo anche oggi. Per Card Monster è tutto, alla prossima.